E dopo il recupero si lavora per il riconoscimento dei corpi. Molti superstiti hanno raccontato di aver perso familiari e amici nel naufragio e altri familiari di vittime stanno arrivando un po' da vari paesi d'Europa. L'inviato Valerio Cataldi. Sarà possibile dare un nome a questi corpi? Al momento, tramite i superstiti, vedremo se ci sono delle dichiarazioni di persone che riscontrano la perdita già dei loro familiari, in modo da poter ricongiungere eventualmente i superstiti con eventuali persone che sono morte. Il primo obiettivo è ricomporre le famiglie che erano in viaggio, come quella di Youssef, 19 anni, la sua bambina è di pochi mesi e rimasta in fondo al mare, anche il fratello di Abraham è nel barcone insieme agli altri, Ahmed era in coperta, sua madre e sua sorella sono ancora nella stiva vicino al motore, le loro storie le ripetono a Johannes, arrivato oggi dalla Germania per cercare suo fratello e sua sorella. So I found 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people who is dead. Ha una lista di nomi che si allunga giorno dopo giorno. Eritrei sparsi per il mondo gli chiedono notizie dei loro parenti. Su 26 nomi ne ha trovati 8 nell'elenco delle vittime. Ci sono molti bambini in quella lista, una donna incinta. La Croce Rossa ha attivato una casella di posta con l'indirizzo lampedusa@familylink.cri.it. È un numero di telefono a cui risponderà un operatore. La Croce Rossa ha iniziato a farlo nella Prima Guerra Mondiale e ora si propone di nuovo come canale di informazioni per gli eritrei e per i somali che avevano parenti a bordo di quel barcone. Dove andranno i corpi recuperati al fondo del mare? I corpi andranno soprattutto in provincia di Agrigento. Il sindaco di Agrigento, il comune di Agrigento ne prende 80 e gli altri saranno distribuiti nei comuni della provincia di Agrigento, che sono 43. Tuttavia ho deciso che i corpi dei bambini resteranno a Lampedusa.